Ciao Marco, 24 anni, pratese di nascita, sarà una Pasqua questa per te decisamente particolare perché ti trovi a Trento, è vero? Sì, sono tornato a Trento giusto il giorno prima del lockdown e sono qua. Sei da un mese in quarantena, giusto? Però almeno sei in buona compagnia, vogliamo dire così, insieme ad altri tre studenti. Come vi organizzerete per la Pasqua di domani? Per la Pasqua di domani ci siamo organizzati, abbiamo fatto un menù con le lasagne e tutto. Da domattina inizieremo a cucinare, cercheremo di ricreare un po' l'ambiente di casa, cercare di stare tutti insieme, di farci abbattere da questo momento. Ci sarà qualche piatto legato alla tradizione pratese domani? Legato alla tradizione pratese no, però avevo chiesto a mio padre di farmi mandare un po' di alchermes per fare le pesche di prato, ma non è stato possibile purtroppo. Quelle mi mancheranno sicuramente moltissimo. E c'è un'altra pratese che trascorrerà la Pasqua lontano dalla propria famiglia. Stiamo parlando di Benedetta Valleggi. Ciao, benvenuta. Ciao, ciao a tutti, In questo grazie. momento con la tua famiglia vi trovate in Versilia. In questo momento siamo in Versilia, sì. Noi adesso attualmente viviamo a Milano. Ma già dall'ultima settimana di febbraio eravamo via perché era la settimana del carnevale a Milano e le scuole in quella settimana sono chiuse, per cui noi eravamo in Piemonte a sciare e dovevamo rientrare a Milano, ma proprio durante la settimana le scuole hanno deciso di restare chiuse, insomma, c'era stato un provvedimento per le quali le scuole rimanevano chiuse. E quindi a quel punto abbiamo detto: o prolunghiamo la settimana bianca, o andiamo ad aprire la nostra casa al mare, che magari a Pasqua possiamo sfruttare. E quindi siamo scesi dal Piemonte direttamente in Toscana, a Marina di Massa, dove siamo adesso, senza transitare da Milano, che nel frattempo si è trovata in una situazione, insomma, la settimana successiva è successo tutto quello che è successo. Come sarà domani la vostra Pasqua? La nostra Pasqua sarà abbastanza normale, siamo in quattro, siamo io, mio marito e le mie figlie di 10 e 12 anni e il cagnolino Lulu, abbiamo uno spitz cucciolo di 6 mesi, quindi siamo noi e faremo un pranzo classico perché io non sono una brava cuoca e poi ci butteremo sulle uova di cioccolato e sulla colombina. Matteo e Benedetta, marito e moglie, pratesi di nascita e bloccati purtroppo a Milano. Purtroppo sì, siamo fermi qua Dal 20 di febbraio circa. dal 20 di febbraio, siamo riusciti a tornare nell'ultimo fine settimana Utile. utile. Domani ovviamente la giornata di Pasqua e l'appuntamento tradizionale con il pranzo. Come vi siete organizzati? Noi ci siamo fatti arrivare una cosa super pratese. La colomba del nuovo mondo. Non so se si Non so vede. se si vede, se c'è Sì, riflesso. quindi ci sarà un po' di pratesità nel vostro menù. Ultima cosa, cosa farete quando potrete tornare a Prato? Un vostro desiderio? Allora, un vecchio desiderio la metto sempre sull'enogastronomia. Cioè, tipo una bella cena, un bel pranzo, Sì, tipo un sicuramente. olio in una terrazza, insomma. Sì, E una camminata un po' all'aria così, all'aria aperta, sì. aperta.